Mangiare un pacchetto di cracker al giorno fa ingrassare 2-3 kg in un anno? Vediamo insieme. Secondo quello che dice questa teoria riportata dall'utente che mi ha fatto la domanda, se ogni giorno mangi un pacchetto di cracker in più rispetto al tuo fabbisogno calorico quotidiano, a fine anno avrai accumulato 2-3 kg di grasso in eccesso. Ciò cosa vuol dire? Che se ogni giorno mangi un pacchetto di cracker, a fine anno ti ritrovi con 3 kg in più? Assolutamente no, quindi non cominciate ad andare nel panico, non stracciatevi le vesti, non strappatevi i capelli, voi che ce li avete teneteveli in testa. Vuol dire che, secondo questa teoria, se mangi ogni giorno un pacchetto, l'equivalente comunque di un pacchetto di cracker in più rispetto al tuo fabbisogno quotidiano, a fine anno potrai accumulare 2-3 kg di grasso, diciamo, di troppo. Cosa vuol dire nella pratica? Vuol dire che devi eccedere ogni giorno con le calorie e non semplicemente un giorno ogni tanto, e soprattutto eccedere rispetto al tuo fabbisogno calorico, che è una cosa che manda in confusione la maggior parte di voi, perché la maggior parte di voi ha idee molto confuse su questa cosa del fabbisogno calorico giornaliero. Molti pensano che sia equivalente a metabolismo basale. No, niente di più falso, l'ho spiegato mille volte. Il fabbisogno calorico si calcola a partire dal metabolismo basale, aggiungendo tutto quello che consumiamo durante la giornata con i movimenti, lavando i piatti, camminando, studiando, eccetera, eccetera. Quindi è molto più alto rispetto al metabolismo basale. E diciamo che se uno ha un metabolismo basale di 1400-1500 kcal, poi si ritrova con un consumo calorico quotidiano intorno ai 2000 calorie, diciamo una persona, diciamo, media. Quindi bisogna mangiare, secondo appunto questa teoria, un pacchetto in più rispetto alle 2000 calorie putative di fabbisogno quotidiano, non alle 1400 metabolismo basale, d'accordo? Quindi non preoccupatevi del singolo pacchetto di cracker, preoccupatevi di quello che fate nella quotidianità tutti i giorni. E questa teoria è importante perché ci fa capire che sono i piccoli gesti quotidiani che possono darci o meno dei problemi poi sul lungo periodo. Quindi noi dobbiamo sempre lavorare sul costruire le sane abitudini e non metterci a dieta per perdere 5 kg e fare le cose fuori di testa per poi tornare a fare le cose sbagliate che facevamo prima. Quindi acquisire le sane abitudini sempre, ogni giorno, che ci possono permettere di vivere bene ed in salute e soprattutto di non rimettere il peso una volta che l'abbiamo perso. Un appetito. Sono buonissimi, fate le olive, che buoni, ciao!